Eravamo nella nostra casa di Monte San Quirico, vicino a Lucca. Nel pomeriggio, durante una gita in bicicletta, avevamo avuto l'ennesimo litigio. Mio marito mi aveva lasciata sola ed era arrivato a casa prima di me. Quando sono arrivata mi sono vestita per andare dall'estetista. Ho indossato una gonna e lui, appena l'ha vista, è andato su tutte le furie, giudicandola troppo corta. Mi ha preso con forza e mi ha costretta ad andare in camera dal letto. Lì ha tirato fuori la pistola e me l'ha puntata alla tempia. Era carica. Non era neppure la prima volta, perché mi aveva già rincorso una volta armato con la sua pistola. Ce ne sono altre, credo, sentiamo. Poi sono uscite sul Corriere ieri. Sentite, continuiamo a sentire la deposizione. Una volta fu così violento che la domestica telefonò a mia madre chiedendo aiuto. Le disse di venire immediatamente perché il signor Cipollini stava massacrando sua figlia. Un altro giorno, mentre ero al lavoro, è arrivato Mario e mi ha aggredito davanti a clienti e colleghi. Mi ha afferrato al collo e poi mi ha sbattuto la testa contro il muro. Al pronto soccorso mi hanno dato 7 giorni di prognosi. Allora, a fianco dell'avvocato è rimasta Monica Leofredi e poi è arrivata Beatrice Fazzi. Grazie di essere qui. Donne che combattono tutti i giorni per essere a fianco di altre donne che sono vittime di violenza. Qual è la novità adesso, dopo la deposizione? Beh, avvocato. Diciamo che nell'udienza... Lei è l'avvocato dell'ex moglie. Io sono l'avvocato Campione, sì, rappresento la signora Landucci. E il mercoledì la signora Landucci è stata sentita insieme al suo compagno Silvio Giusti come parte offesa dal reato. E nelle udienze che ci saranno successivamente poi saranno ascoltati i testimoni, che sono numerosi, sia quelli del pubblico ministero, quelli nostri che siamo la parte offesa e poi anche quelli ovviamente dell'imputato Mario Cipollini, che ha diritto alla sua difesa. Ecco, ad un certo punto la dichiarazione di aver avuto un'arma puntata addosso? Sì, questo era un dettaglio. In realtà la signora aveva già raccontato l'episodio in sede di sommarie informazioni durante le indagini, ma non aveva precisato questo dettaglio. Questo dettaglio l'ha precisato in aula mercoledì scorso. Allora, Beatrice, oggi abbiamo parlato molto di violenza sulle donne, no? Un tema molto sentito, tu che sei anche un'attrice impegnata, anche da un punto di vista sociale. Ecco, sì. Hai sentito questa storia di Cipollini? Ho ascoltato e vedo che il tema che sottende un po' tutte queste notizie è il desiderio di possedere l'oggetto del proprio amore. C'è un grande errore, perché magari viene chiamato amore qualcosa che non lo è assolutamente, perché si esercita il potere sull'altra persona, la si vuole soggiogare, la si vuole possedere, la si vuole controllare, e tutte queste notizie che ascoltiamo fanno capire questo. Cioè, c'è un uomo che non ama veramente la donna che dice di amare, ma è ossessionato da questa persona, e molto si può fare educando culturalmente le nuove generazioni al rispetto, alla comprensione che l'amore è proprio un'altra cosa. Monica, tu hai avuto anche un episodio, no? Di questo... C'è stato anche un episodio nella tua vita, no? Sì, io sono stata vittima di stalking, ma sono cose completamente diverse, nel senso che era una persona che aveva una sua patologia, cioè, certo, che si era inventato una storia, faceva parte della mia vita. Ecco, però intanto che è trasversale, cioè che accade a uomini che hanno perso il lavoro, che quindi sono in momenti, molte volte viene dato, non hanno giustificazione da dire era depresso perché aveva perso il lavoro. Certo. Qui stiamo parlando di un grande campione dello sport, che dovrebbe essere anche un esempio, no? per molti giovani. Eppure ha un campione che si è ritrovato solo, perché anche la sorella l'ha minacciato per violenza. Quindi sono anche, noi diciamo sempre, l'aspetto culturale, che sicuramente è importante per il possesso, per quelle parole velate che vengono dette, però secondo me ci sono anche delle patologie. Cioè ci sono proprio delle persone che tutto questo lo esasperano, perché comunque... o per assunzione di droga, o per alcol, o per tanti fattori anche proprio di patologie personali, che tutto questo lo esasperano
e vanno a compiere degli atti di violenza che durano anni, perché poi questa donna ha aspettato anche per non rovinare l'immagine del marito. Almeno non so se l'avvocato lo conferma da quello sì, che ho letto. Ecco, questo volevo aggiungere, se è possibile, una cosa. Ho seguito sì. i servizi che avete mandato in onda sì. con molto rammarico e devo dire questo, la prima cosa da fare è sempre denunciare. Denunciare, denunciare, perché questi reati si vabbè, adesso accrescono. Ci ricordiamo perché insomma, Cipollini sicuramente sotto processo però non è stato condannato, per cui avvocato so che lei rappresenta l'altra parte, però dobbiamo anche fare un attimo di attenzione. No, no, mi riallacciavo, no, no, non volevo dare una condanna anzitempo. Ma siccome c'è l'immagine di Cipollini dietro, dobbiamo un attimo... No, quello che volevo dire, mi riallacciavo ai servizi che avete mandato in onda, quando sì, dicevate prima, cosa in prima parte. Prima cosa okay. è denunciare, poi dopo si vede, si valuta, ma la denuncia è il primo passo.